consiste in un'analisi sociopolitica dell'ultimo secolo e mezzo di storia di questo paese, dai festeggiamenti per il 150enario della proclamazione dello Stato italiano 2011 ad oggi, il tricentenario 2161. Ho cominciato a lavorarci nel momento in cui ben 18 anni fa, nella casa dei miei genitori, dove vivo tuttora, ho trovato alcune carte appartenenti al mio trisnonno. Documenti, ritagli di giornale, lettere, portavano tutti lo stesso timbro. Free, Fronte Rivoluzionario Italiano. E poi c'erano altri articoli di giornale su cui compariva la stessa parola, rivoluzione. Se ci pensate, tutti i più grandi paesi al mondo hanno avuto la rivoluzione francese, la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana, la rivoluzione russa, la rivoluzione cinese, quella messicana, ma in Italia? In Italia era la prima volta che io sentivo la parola rivoluzione associata al paese in cui sono nata. Mi è sembrata una cosa enorme. Io non avevo mai pensato che in Italia fosse possibile una rivoluzione. Eppure sì, c'era stata la rivoluzione. E allora perché nessuno ne aveva mai parlato? Perché non era rimasta traccia? L'Italia è un paese che non è un paese. E da un punto di vista sintattico la frase torna perfettamente, soggetto, verbo, predicato, frase relativa, d'altro canto il linguaggio che inventa il mondo. Definire l'Italia un paese che non è un paese è il modo migliore per fare in modo che questo paese sia un paese, senza essere un paese. I'm